Un piccolo déjà vu, in ogni caso, buongiorno, non è la prima volta che mi vedete in cucina. Sta salendo il caffè, quindi direi che è il caso di spegnerlo. È mattino relativamente presto, adesso faccio colazione, carico la macchina, mi vesto un attimino un pochino più pesante, mi manca giusto la felpa, e poi verso 8, 8 e mezza passo appunto a salutare i miei e parto. Mi aspettano un bel po' di ore, una cosa che forse un pochino mi spaventa perché è una cosa che non ho mai fatto. È penso il tragitto più lungo che faccio in macchina ininterrotto. Ho già fatto parecchi chilometri, anche solo l'on the road in Slovenia, però erano 500 divisi in 3 giorni. Adesso ne devo fare quasi 700 in teoria, tutti filati ovviamente. Quindi vedremo cosa succederà. Dovrei arrivare a casa a Münzingen intera, mi aspettano, quindi direi di fare colazione e andare. Signori, si parte da 0 km, sono le 8 e 10 più o meno. Adesso, appena la signorina si toglie dalle scatole, io parto. 82 km later. Tappa numero 1, ultimo autogrill in Italia. Presa la vignetta per l'Austria, sono 10 giorni che è il minimo a 9,20 euro. Adesso la attacco vicino a quella di un annetto e mezzo fa per la Slovenia. E continuo. È passata circa, ho già fatto 82 km e sono le 9:30. Non so se vedrete qualcosa, ma sono le 9:30. Moments later. One eternity later. Ok ragazzi, è praticamente mezzogiorno passato da un po', a mezzogiorno poco prima ho passato il confine con la Germania, appunto sono in Germania, guardate che spettacolo dietro di me. Adesso mi sono fermata, ho fatto benzina qui in questo mini autogrill, sgranchisco un po' le gambe e pranzo, poi prenderò qualcosina per pranzo in maniera tale appunto da fare poi tutta una tirata fino a Münzingen. Per il momento, oltre alla vignetta, ho pagato l'autostrada in Italia, 6,20 euro. 12 euro per i tunnel cosiddetti dell'Austria e adesso la benzina 39 euro per praticamente poco più di tre quarti di serbatoio e adesso vedrò, vi metterò in sovrimpressione quanto pago per mangiare. Signori, ci siamo, sono le 3:38 del pomeriggio, quindi circa 7 ore, poco più, e sono praticamente arrivata, mi manca praticamente 1 km prima di riuscire a parcheggiare la macchina vicino all'appartamento e appunto siamo a 635 km, adesso sono praticamente ferma perché c'è la rotonda, un po' trafficata, ma appunto vi faccio vedere appunto. In conclusione del video. E appunto spero che il video vi sia piaciuto, che abbia potuto interessarvi la mia piccola odissea. E nel caso lasciate un bel like e iscrivetevi al canale perché appunto seguiranno altri video sicuramente più interessanti di questo dalla Germania. In descrizione trovate link ai miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!